Questo è un video che devi ascoltare molto molto attentamente. Tutti, ripeto, tutti i risultati che hai oppure non hai nella tua vita provengono da un assetto mentale corretto oppure no. Chiaramente, quando hai un assetto mentale corretto, poi dovrai lavorare su un metodo, perché altrimenti è come avere una Ferrari ma non avere la patente. Ma la base parte da qua dentro. Il problema cruciale della maggior parte degli uomini, dei tuoi amici, di me anni fa, di tutti quanti noi, uomini che noi chiamiamo medi perché hanno una mentalità come tanti, punto media, e pochissimi risultati, è relativo alle frequenze mentali in cui si settano. Sugar Ray Leonard, pugile che io stimo e adoro, diceva: devi sapere che puoi vincere, devi pensare che puoi vincere, devi sentire che puoi vincere. Il punto è decidere di flettersi su un lato piuttosto che un altro, perché è di questo che si tratta. Flettersi verso uno schema di pensieri piuttosto che un altro. Perché quando vedi una bella figa per strada e vorresti conoscerla, dici a te stesso frasi quali: no, ma non ci starà mai tanto, non riesco, non riesco, dai, non riesco, sicuro la disturbo e faccio una figura di m***a da... E non dici: ora vado, mi diverto, ce la faccio, dai, cazzo, dai, mica un fottuto esame di ingegneria aerospaziale, mi piace, è carina, ora vado lì e combino un cazzo di delirio. Perché ti stai piegando sulla parte negativa, come sempre fatto, come facevo anche io, dei tuoi pensieri. Poiché sei abituato a piegarti verso un lato sbagliato piuttosto che un altro. E non è un discorso di soldi, estetica o muscoli. Io non ho muscoli. C'è un motivo del perché tutti i nostri mini videocorsi, corsi dal vivo, coaching, hanno sempre una componente di mentalità all'interno. La negatività attira altra negatività che attira immobilità. Lunedì 3 ottobre abbiamo lanciato un nuovo corso online aggiornato per imparare a conoscere le ragazze, sia che tu voglia costruire una relazione stabile, sia che tu voglia avere delle relazioni più occasionali. Da baby play lover a play lover junior è il percorso adatto a te. Questa è una cosa che mi diceva sempre un mio vecchio zio. Il problema non è muoversi oggi, non ti chiedo di uscire adesso e andare a conoscere, perché tanto probabilmente non lo faresti, anzi sicuramente. Quello che ti chiedo è iniziare a piegarti verso un'altra direzione. Tu decidi dove piegarti. Lo decide la mia testa. Ok, ma la tua testa di chi cazzo è? Mia? Trasformiamo la frustrazione in rabbia e nos. Uno, lavora sul tuo passato, magari con della musica. Ora, sinceramente, tu da piccolo, per te stesso, avresti voluto questa vita? Ti disegnavi come uno senza coraggio, pieno zeppo di scuse e così arrendevole? I genitori, gli amici, le persone che tengono a te e che ti prenderebbero in qualunque situazione, sarebbero felici o no se tu potessi trovare la forza per venirne fuori? Lavora sul tuo passato, trai ispirazione e prova a soddisfare i sogni che avevi quando non eri condizionato da tutte queste pippe mentali. 2. Scrivere. Scrivi le 5 cose, emozioni, situazioni negative e mettile a confronto a 5 situazioni che ti fanno paura di andare a conoscere ragazze dal vivo, quando appunto devi conoscere una ragazza. Esempio 1, da una parte, rimanere solo per tutta la vita. 2, sotto, essere vergine 20, 25, 30, 35 anni. 3, costretto a sverginarmi con le prostitute la prima volta, quando dovrebbe essere anche per noi uomini un qualcosa di magico, speciale. 4, sotto, non riuscire mai a socializzare con nessuno. 5, aver passato l'estate, così come lo scorso San Valentino, lo scorso Ferragosto, eccetera eccetera, da solo. Ancora una volta. Poi piazzaci di fianco dall'altra parte, in un'altra colonna, situazioni del quotidiano che ti mettono in difficoltà, quindi andando a conoscere una ragazza, e fai gareggiare le due cose. Prima sfida: rimanere da solo tutta la vita versus prendere qualche no. Qual è peggio? 2. Essere vergine a 20, 25, 30, 35 anni versus non essere perfetto nella conversazione. Senti quanto suona ridicolo? Avverti quanta c***o di importanza dai a 60 secondi di approccio, di conoscenza? 3. I rimpianti, il letto e quello che saresti potuto diventare. Questo esercizio è molto molto importante. Fallo in momenti in cui sei più facilmente suggestionabile, ovvero quando ti piazzi a letto, nel letto la sera. Pensi alla morte, a quello che stai combinando, no? Eccetera. È perfetto. Immaginati in un letto di ospedale, in un punto critico della tua vita. Sei da solo nella stanza, fuori una bellissima giornata di primavera. Senti in lontananza voci di persone,
forse bambini. Muovi la testa e vedi fuori dalla finestra. È bello, anche se non sta succedendo niente. Ma tu sei lì invece. Rifletti come stai riflettendo ogni giorno su tutte le situazioni, occasioni, obiettivi mancati, perché avevi paura di un no. Da una ragazza, dal tuo capo, da chiunque. Avevi paura di un rifiuto. Poi alzi lo sguardo e in un angolo della sala, seduto, sorridente, ma con un sorriso strano, amaro, ci sei tu. Sei sempre tu, però sei diverso. Sei ben vestito, luminoso e sembri proprio affascinante. Lui non parla, non interagisce, ma tu capisci. Quello sei tu, o meglio, sei quello che saresti potuto diventare. Quello che saresti potuto diventare se ti fossi impegnato molto di più e avresti affrontato con coraggio i tuoi demoni, le tue paure, in tempo. Ma ora non c'è più tempo, o forse sì, non lo sappiamo. Il tuo obiettivo è diventare quello cazzuto, seduto, che sembra sbattersi nei coglioni di tutto, in pace col mondo, ma soprattutto con se stesso. Un fottuto vincente. Questo devi essere.